Prego, Marcello. Lei ha già detto che col PD niente, non si fa niente, anzi che in questo momento voi fate da argine a certi scivolamenti del PD, però è un fatto che in questi ultimi tempi c'è stato un riavvicinamento, non so, quando la sindaca Raggi è andata a Casal Bruciato, addirittura in un primo momento è stata attribuita a lei una reazione negativa su questa iniziativa della sindaca, poi lei l'indomani ha corretto. Alcune vostre proposte, non so, il reddito minimo è chiaro che è più facile qui Zingaretti farlo... è stato molto, molto amichevole con Virginia Raggi. È molto più facile approvarlo con l'appoggio di un partito di sinistra o dei sindacati che non con l'appoggio di un partito che ha solidi rapporti con gli imprenditori come la Lega. Cioè, c'è qualcosa che si sta muovendo, anche voglio se lei dice usare di no. Il reddito non le chiedo se ci vuole fare il governo insieme, voglio solo capire che cosa sta cambiando fra voi. Usare il reddito minimo proprio per descrivere questa breve parabola con il Partito Democratico di Zingaretti, adesso già in fase discendente. Quando è nato il nuovo PD di Zingaretti, io da membro di questo governo, che vuole restare in questo governo per 4 anni, ho fatto un'apertura di credito e ho detto guardate, noi vogliamo fare il salario minimo orario perché è nel contratto di governo, quindi lo voteremo insieme come maggioranza, votatelo con noi. Loro avevano una proposta come la nostra, 9 euro all'ora minimo, quindi non esisteranno più i contratti da 2-3 euro. E loro erano netti per voi lordi. La loro a un certo punto è stata ritirata dal PD. Poi hanno presentato un'altra proposta che aumenta gli stipendi ai parlamentari invece che agli italiani, quella di Zanda, tesoriere del PD, che poi è stato costretto a ritirarla. Ma detto questo, io vedo in questo PD un atteggiamento ancora più subdolo di quello di Renzi, perché è un PD che ha cambiato volto, ma ha gli stessi comportamenti di quello di prima. L'altro ieri Zingaretti ha incontrato a Napoli Cirino Pomicino, hanno fatto un accordo per le europee. E a Gela adesso governano insieme a Forza Italia da 2 giorni perché hanno fatto l'accordo PD-Forza Italia grazie a Micciché, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana sta bloccando il taglio dei vitalizi in Sicilia. Allora con questo PD io non ho nulla a che vedere, però le riconosco una cosa, cioè avevamo fatto un'apertura di credito e avevamo detto votiamo qualcosa insieme, voi siete opposizione e noi maggioranza, l'hanno ritirata l'unica cosa che avevano simile a noi, quindi oggi io non vedo un dialogo col PD di Zingaretti ma proprio nei fatti, è un PD che si occupa di privilegi, che è coinvolto in tutte le inchieste di corruzione sulla sanità, Calabria, Umbria, i soldi degli italiani che finiscono in corruzione. E questo è il PD che io vedo. Ministro.